Oggi ragazzi impareremo a pulire i calamari, dei molluschi gustosi simili a seppie che per la presenza della particolare sacca conica si prestano ad essere farciti, ma possono anche essere tagliati a fettine per realizzare degli anelli che possono successivamente essere fritti o sfruttati per realizzare dei sughi molto invitanti. Mi rendo anche conto che per molte persone la pulizia del calamaro possa risultare poco gradevole, però vi garantisco che se mi seguite passo passo non dovremo più storcere il naso di fronte alla pulizia di questi molluschi, perché sarà molto facile e banale. Vediamo come si fa. Allora ragazzi, ho acquistato due bei calamari, ne esistono diverse dimensioni, più grandi e un po' più piccoli. Io vi consiglio di acquistarli sempre quando hanno questa colorazione, quindi devono presentare delle sfumature rosso-violacee che tendono a diventare sempre più chiare man mano che il calamaro invecchia. Il calamaro è dotato di una testa con dei tentacoli, di cui due sono molto lunghi che servono per acchiappare le prede. Poi è dotato di una sacca conica che si presta ad essere farcita e due particolari alette, chiamiamole così, che si chiamerebbero precisamente pinne. Adesso la prima cosa da fare è il lavaggio. Prendiamo il nostro calamaro e delicatamente lo laviamo. Sono alimenti poco calorici, apportano circa 68 kcal per 100 grammi e danno proteine ad alto valore biologico. Tra i sali minerali ricordiamo invece il sodio, il potassio, il calcio ed il fosforo, mentre nel profilo delle vitamine troviamo la vitamina PP, ovvero la niacina, e la vitamina A. Una volta lavato ed asciugato il calamaro, dobbiamo staccare la testa dal corpo, quindi infiliamo le dita delicatamente. Delicatamente rimuoviamo la testa e l'interiore, eccolo qua, possibilmente senza rompere l'inchiostro. Togliamo anche la penna di chitina interna, che si chiama gladio precisamente, questa era anche rotta fra l'altro, e adesso possiamo andare ancora sotto al lavello e lavare bene bene l'interno. Se riusciamo possiamo anche rovesciare la sacca. Un metodo alternativo per la pulizia che mi è stato consigliato dal mio collega Riccardo, che saluto, è quello di congelare parzialmente il calamaro. In questo caso però l'operazione può essere eseguita solamente se il calamaro è stato acquistato fresco. Perché congelare in parte il calamaro? Perché l'interno si rapprende un po', quindi diventa più solido e anche l'estrazione successiva risulterà più agevole. Tagliamo ora la testa sotto agli occhi, così, e togliamo questa parte che non ci serve, e anche sopra agli occhi, così. Premiamo all'interno e stacchiamo il rostro, ovvero il dente. A questo punto possiamo togliere la pelle dalla sacca, incidiamo la sacca e poi la pelle viene via molto facilmente. Questa è la sacca, bella bianca come potete notare. Qui in mezzo ci sono ancora le alette, no? Le abbiamo chiamate così, le pinne. E possiamo togliere la pelle anche dalle pinne. Per una migliore presentazione, ovviamente, potete anche tenere le pinne attaccate alla sacca, attaccate al corpo. Ecco qui le tre parti commestibili del calamaro. Le pinne, i tentacolini, che possiamo tagliare o lasciare anche interi, e la sacca. Possiamo ora decidere di tagliare la sacca a listerelle, ad anelli, e poi si possono passare nella semola o nella farina e friggere naturalmente, oppure utilizzare per fare un buon sugo. Insomma, abbiamo imparato anche come pulire i nostri calamari. Potete congelarli già puliti solo se li avete acquistati freschi. Successivamente, per cuocerli, ovviamente non dovrete fare altro che toglierli dal congelatore, lasciarli scongelare lentamente in frigo e poi cuocerli in base ai vostri gusti. Come tempi di cottura consiglio 15-20 minuti per i calamari piccoli, magari bolliti in acqua oppure
preparati sotto forma di sugo, però per i calamari più grossi io vi consiglio dai 40 ai 45 minuti in modo che la carne diventi molto morbida. Spero che la mia lezione vi sia piaciuta e mettete un mi piace se avete gradito. Ciao, alla prossima!